Ciao a tutti e bentornati da Karin. Ormai tutti sappiamo cosa sono gli sprunchi, no? Simpatici e un po' paurosi forse. Ma se gli sprunchi fossero in versione umana, come sarebbero? Beh, oggi andremo a scoprirlo insieme. E non guarderemo solo gli sprunchi in versione umana, ma ci saranno anche un sacco di animazioni, creazioni. Siete pronti? Beh, io sì. Ognuno di loro fa un suono, fa un rumore. E sono una specie di band. Sì, è strano da spiegare a voce, ma lo sapete che cosa sono, no? Solo che adesso credo che sia arrivato uno sprunchi un po' cattivo. Che cosa vuoi fare? Ha trasformato il povero Yellow, lo sprunchi giallo. Che cos'è quella faccia? Che cosa gli è appena successo? Sembra una giraffa con quelle antennine. Quelle correttine. Qualcuno mi aiuti, per favore. Sprunchi marrone, che sembra fatto di cacca con quel secchio caccoso in testa. Che cosa gli stai facendo? Se l'hai mangiato? Oddio, meno male, non l'ha mangiato. Era solamente il secchio. E l'ha anche sputacchiato. È veramente horror, Sprunky. Ma secondo voi Sprunky è qualcosa di horror oppure no? Perché secondo me lo è. Fatemi sapere nei commenti qual è il vostro Sprunky preferito. E dopo li andremo a vedere tutti in versione umana. Vedremo anche le action figure e i Lego. Siete pronti? Io sì. Oh no, la Sprunky bianca. Wanda! Beh, io non so se sapete i nomi di tutti, ma se siete così avanti da sapere i nomi di tutti quanti, provate a scriverli nei commenti. Vediamo chi vince e chi ne sa di più. Oh no, è diventata cattiva anche lei. Vuole divertirsi, ha detto. Con i nostri corpi morti, forse. Infatti, si sta cibando. Non è molto carino da parte tua. Ti prego, sta arrivando, aiutami a salire. L'ha buttato di sotto. Vedi? Vedi il karma? Il karma ti ha colpito. Non l'hai fatto salire e sei morto, ti ha incicciato. Che cos'ha in mano? Fanno paura. Sembrano delle lance. Doppiamente incicciato. Vuole solo giocare lei, è molto simpatica, sì. Che cosa c'è sull'albero? Missing? Una persona persa, perduta? Ok, eravamo amici, dice. Ti ricordi di noi? Guarda questa immagine. Sì, sono tutti i tuoi amici. Fallo. Oddio. Io voglio proteggere i miei amici. Ha detto, si è ribellata. Non me lo sarei mai aspettato. L'ha presa con la forza. Alla Star Wars. Non so se avete mai visto Star Wars. Fatemelo sapere nei commenti, ma... non posso controllarmi ancora. È esplosa. Sembra Dragon Ball. Quando fanno esplodere i personaggi come se fossero palline gommose. Non guardare, non guardare quell'immagine. Vuole provare a scappare. Cos'è, un hacker? Resetta, resetta, reset. Veloce a premere. Se non premi alla fine, vai con quel dito, glielo sta controllando. Non riesce a muoverlo. Raga, voi premete sul tasto dei mi piace. Se non l'avete ancora fatto, cliccate, like, 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 e il tasto iscriviti. Ce l'ha fatta? Sembra avercela fatta. Ha resettato tutto. Li ha salvati, ma loro non lo sanno e non lo sapranno mai, perché ha premuto reset e l'unico a ricordarsi tutto sarà lui. Beh,
Poverino. Ma adesso andiamoli a vedere tutti, ora che li abbiamo conosciuti un po' meglio, anche se era un po' horror la situazione, nella vita reale, come sarebbero se fossero persone. Se non sapete i nomi, tranquilli, ve li dico io tutti quanti, così la prossima volta ve li ricorderete. Lei è Wenda e in versione umana sarebbe così. Ma che bei capelli, sembra un po' una gattina, con la maglia tutta a rete, un vestito bianco, la adoro. Il secondo è Darpol, sembra un po' Dracula con quelle corna, con la pelle viola, e è Purple, che vuol dire ovviamente viola in inglese, da cui Darpol, il suo nome credo proprio che derivi da questo. Beh, mi piace, sembra un ragazzino un po' di quelli che non gli interessa che cosa pensi. E abbiamo poi Jevin, che è quello blu che ha quel cappuccetto in testa. La sua versione sembra una specie di monaco, una specie di prete, vedete che ha il cappuccio e anche i vestiti, sembrano proprio quelli. E voi siete credenti? Credete in qualcosa? Credete in Dio, in qualsiasi altro tipo di religione o cosa? Credete nella reincarnazione? O credete nell'inferno e nel paradiso? Non lo so nemmeno io. Poi abbiamo Clucker, non so se si pronunci effettivamente così. Si scrive C-L-U-K-R, ditemi voi la pronuncia se la sapete meglio della mia. Comunque è molto carino, ha questa specie di piatto in testa che non si capisca bene, non si capisce, deve prendere tipo antenna, non lo so, però mi piace. Devo dire che è venuto particolarmente bene, ma passiamo al prossimo personaggio. Lui è Tanner e l'hanno fatto versione pistolero del Far West. Io adoro i film sul Far West, sono fissatissima con Far West, indiani d'America, mi piacciono da morire, bellissimo. E adesso tocca a Sky. Sky è l'orsacchiottino, quello che non ha fatto salire sull'albero l'altro, oh, veramente cattivo. È vestito con un giubbottino azzurro e fa il segno della pace, mi piace, veramente veramente carino. Vittoria, ditemi quale tra tutti questi personaggi umanizzati vi è piaciuto di più, ma pensate che siano finiti? Ovviamente no, ce ne sono altri, ora ve li faccio vedere. Tocca infatti a Oren, guardate che cute, allo skate, molto alla moda, guardatelo, tutto fighettito, e ha le cuffiette, mi piace proprio come il suo personaggio originale del gioco. Voi mi dovete dire tra tutti qual è il vostro preferito in assoluto, io ve lo dirò alla fine. E adesso tocca a Gray, è un po' un gatto, ha anche i piercing, ah, come me, anch'io ho un sacco di piercing, guardate, alla felpa, al choker, mi piace molto, un po' emo, me gusta, me gusta. Gray vuol dire grigio in inglese, quindi torna tutto. Lui si chiama tipo Owax, non so se abbia una pronuncia vera e propria o se siano lettere a caso, perché è un personaggio che sembra un po' pazzo, un po' sclerato, come se avesse, non lo so, preso la scossa o mangiato il veleno. Sembra tutto fasciato, come se ovviamente si fosse fatto male, perché lui cade sempre, forse si fa sempre la bua, non lo so, e la faccia è completamente sclerata, è venuto benissimo. E questo è Brood, anche lui non è proprio in formissima, avete visto? Sembra un po' una cacca dentro un secchio. In testa al secchio, perché poverino lui è un po' stupidino, gli occhi sono storti, e il personaggio nella vita reale l'hanno fatto con i riccioli. Molto bene, perché sembra una cacchetta quella che ha in testa, quindi è perfetto. Questo con il monocolo che sembra Ciclope dell'X-Men si chiama Ganold. La sua versione umanizzata sembra effettivamente un supereroe, quindi direi che top, è venuto super bene. Un po' un Among Us umanizzato potrebbe essere. E per finire abbiamo Mr. Tree. Tree in inglese vuol dire albero, T-R-E-E. Infatti è un alberello e tutto torna. La sua versione umana è un signore anziano con la barba, in testa ha, sembra una mela quasi, un bastone in mano, sembra un vecchio saggio, una specie di Gandalf del Signore degli Anelli. Beh, ora non resta che scegliere il nostro personaggio preferito in assoluto. Non sarà facile scegliere, però io scelgo Gray forse. Anche Owax mi piace tantissimo però. Tra tutti quelli che abbiamo visto prima e tutti quelli che abbiamo visto adesso, sta a voi ora nei commenti. Ditemi quale vi è piaciuto più di tutti. Ma ho trovato anche questo video in versione VR, molto strano, quindi andiamo a vedere. Ci sono veramente un sacco di loro, anche replicati. Ed è horror. Vogliono farci fuori, allora avevo ragione. Fa paura. E ci stanno anche fissando. Gli occhi iniettati di sangue. Oddio, meno male che è tornato tutto normale. Non voglio sapere la storia dietro tutto questo. Ma forse qualcuno ha fatto glitchare la situazione. Oddio. Super, super horror. Guardate come ci guardano. Tutto ok, ragazzi?
Oddio, cliccate un po' di mi piace, che qui la situazione è spaventosa. Oddio, mi sono spaventata di nuovo. Chissà se ci saranno dei video di Friday Night Funkin' anche con loro. Run away, run away! Ok, c'era scritto di scappare. E qui dove siamo? Al centro commerciale, li abbiamo incontrati anche a fare la spesa. Dove sono? Dove siete? Non è che c'è un jumpscare, vero? Ho paura! Qualcuno mi tenga la mano. Ok. Ok. Sembrano calmi per ora. Non sembra che si siano arrabbiati o trasformati. Non hanno ancora gli occhi iniettati di sangue. Sono fuggiti di nuovo. Seguiamoli piano piano, passettino passettino. Se siete arrivati a questo punto del video, scrivete nei commenti passettino passettino. Non bisogna avvicinarci troppo, secondo me. Bisogna seguirli, ma non farci beccare. Scappa, scappa, scappa! Oddio, oddio. Stanno diventando un po' troppi per i miei gusti. Forse è meglio arretrare. Ci stanno seguendo? Ci hanno cerchiato? Ciao, me ne vado. Ma guardate un po' che cos'altro c'è qua. La versione dei nostri amichetti. Prima normali e poi super horror, fatti dal nostro creatore preferito. Non vedo l'ora di vederli. Sentite che musichetta carina. I nostri sprunchi verranno tutti fatti in 3D in questo bellissimo progetto al computer, per poi essere stampati con la stampante 3D, limati, colorati, e diventeranno delle action figure. Ed eccoli qui, limiamo tutto per farli diventare belli lisci e colorarli meglio. Sono stati stampati e sono pronti per essere colorati. Che belli che sono. Tra quelli che verranno fatti oggi dovete farmi sapere nei commenti qual è il vostro preferito, e ovviamente vi dirò anch'io qual è il mio preferito. Occhi iniettati di sangue, vedete? Sono già super horror. Guardate, guardate. Lui è il mio preferito, è proprio lui. No, è lui o non è lui? Quale personaggio sei che non riesco a riconoscerti se non sei tutto bello finito? Eccolo raga, concluso. I suoi occhi sembrano essere diventati quelli di una lumaca. Che schifo, sono tutti in fuori. Ed ecco qua, la versione buona e la versione successiva cattiva. Questa l'abbiamo vista prima nell'animazione, dove poi è stato resettato tutto il mondo. Beh, devo dire, non è affatto male, sembra molto zombie. Mi piace tantissimo, voto 10, adoro. Credo che sarà lei la mia preferita, perché forse è la più bella di tutte. Ma guardatela, c'è anche lei, oh mio Dio. Per chi non sapesse i nomi, sono Pinky, Veneria e Simon. Ditemi nei commenti qual è la vostra prefe tra queste action figure. Io scelgo Pinky questa volta. Mi è piaciuta veramente tantissimo, ma le creazioni non sono finite, perché abbiamo dei nuovissimi Lego, tutti dedicati ai nuovi personaggi. Sprunky è diventato un vero e proprio trend, e quindi tutti hanno iniziato a fare creazioni, disegni, libri, di tutto e di più. Quindi noi faremo un sacco di reaction stupende. Ma dopo il progetto in 3D andiamo a studiarci bene la situazione nella vita reale, perché questi sono tutti stati realizzati nella vita vera. Dobbiamo scegliere il più bello, sarà super difficile perché guardate quanti sono tutti fatti in maniera bella, semplice, lineare, non sono particolarmente articolati, difficili o giganti. Quindi se avete voglia potete anche riprovare a farli a casa vostra. Ma guardate quanti sono. Guardate il signor albero, è bellissimo. Stupendi questi. Guardate Pinky, che carina. Non lo so raga, sarà difficile scegliere il più bello di tutti, eh. Scegliete la vostra top 3 qua sotto nei commenti, ragazzi. Lasciate mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e fatemi sapere se vorreste altri video di questi simpatici e un po' horror personaggi. Ciao.